Senatore Cotor, mercoledì scorso sul Corriere dell'Umbria il direttore Bechis riportava, diciamo così, questo appunto da parte del PD perugino riguardo, diciamo, alla passata legislatura e la sua rappresentanza, diciamo così, del territorio in maniera non molto elegante. Cosa ci dice? Ah, mi ha fatto piacere, non me l'aspettavo che il Corriere dell'Umbria abbia voluto dedicare la prima pagina al rendiconto della mia attività di parlamentare che io ho fornito agli elettori su una pagina Facebook. Nel corso di questi ultimi anni, quando ho aderito a Liberi Uguali, sono stato oggetto di una campagna infamante portata avanti da alcuni dirigenti del Partito Democratico a trazione renziana, che hanno sostenuto il falso, cioè che non avessi pagato i contributi che mi ero impegnato a pagare all'inizio della mia elezione o che non fossi venuto in Umbria. Ecco, chi vorrà potrà leggere su Corriere dell'Umbria e anche sulla mia pagina Facebook, al dettaglio tutta la rendicontazione economica, che ho contributo dopo contributo, mese dopo mese, fornito al Partito Democratico Umbro, ovviamente fin quando sono stato iscritto e militante parlamentare di quel partito, e poi anche le oltre 100 iniziative che ho svolto in Umbria nel corso del mio mandato, che sono indicate giorno per giorno, orario per orario. E, però, insomma, evidentemente tutto questo ha dato fastidio e ha portato alcuni dirigenti del PD, anche colleghi parlamentari, questo mi è dispiaciuto particolarmente, a propagandare il falso con una grave scorrettezza. Ad esempio, proprio oggi sono alla Camera dei Deputati dove intervengo a un interessante convegno organizzato dall'Asso Provider sulla nuova digitalizzazione. L'Umbria è stata scelta come regione pilota per portare la fibra. E si tratta di una cosa fondamentale perché bisogna diffondere nuove tecnologie non solo nelle grandi città, ma anche nei territori, nei piccoli comuni, nei centri abitati con poche persone, perché proprio lì è necessaria che ci sia una maggiore interconnessione che consente di utilizzare servizi e di uscire dall'isolamento. Mi fa particolarmente piacere, io in queste settimane sono impegnato con Liberi Uguali, sono candidato alla Camera dei Deputati a Roma, però mi fa particolarmente piacere continuare a interessarmi dell'Umbria, una regione che ho amato molto e che ho cercato di servire con disciplina e onore, come dice la Costituzione. Ma chiunque può andare sulla mia pagina Facebook e vedere e controllare il mio impegno. Si tratta di un dovere di trasparenza, perché quando si parla di contributi si parla di soldi pubblici e di conseguenza è necessario rendicontare e spiegare alla lettera quale uso ne è stato fatto e poi anche poter ricostruire la mia attività parlamentare, legislativa e quella che ho svolto nel territorio. Grazie.